Ciao ciao, tento una cosa impossibile. Ho salvato, ho convertito, ho cambiato la testa a milioni di persone, ma ho paura che questa sera faccio fatica a cambiare la testa a un'amica, che nonostante tutto è amica, che ci conosciamo da tempo, è giornalista, DJ, scrittrice. Chi più ne ha più ne metta, va bene? Criminologa, l'ho saputo stasera che è anche criminologa. Sapete chi è? Silvia? Silvia? Eh? Ciao Silvia. Ciao a tutti. Silvia Rocca. Senti Silvia, ho voluto in qualche maniera così sentirti, volevo capire, sai, io sono curioso. Intanto, perché devi assolutamente essere nuda o mezza nuda quando parli? Con tutte le cose che hai, perché tu già che sei psichiatra, sei psichiatra anche. Sì, con indirizzo psichiatrico. Dunque, sei criminologa, sai scrivere in maniera divina, va bene? Sei bella anche quando sei vestita. Perché ti sei, inventata sta storia? Perché sennò. Poi ci siamo litigati qualche volta. Anche sì, in televisione. Ti ricordi? Perché ogni tanto mi chiamo come opinionista sapendo che sono molto vera e quindi dico quello che penso. In Italia tu non sai, perché tu sei un uomo eccezionale e hai la tua guida che è Dio. Purtroppo, se non hai la guida di Dio, devi avere il potere da parte di qualcuno che ti raccomanda per la morale. Perché tu sai che in Italia dicono c'è crisi, ma la crisi c'è da una vita. Perché a livello lavorativo, soprattutto noi che studiamo e finiamo gli studi, hai a che fare con un mondo maschilista. E quando sei un po' minimamente carina e magari anche un po' intelligente, però l'intelligenza in questo mondo non ha molto valore, ci provano. Io ho iniziato come modella, grazie al cielo, e lì va solamente per fortuna, perché come sai nel settore della modella ci sono molti omosessuali, quindi vai per fortuna. Poi purtroppo l'età avanza e quindi ho preso una bella decisione e sono uscita, ho sfruttato quello che da anni ho passato il tempo a studiare. E quindi ho voluto mettere in atto anche la criminologa, ma purtroppo per fare la criminologa dovrebbero morire Meluzzi, Bruno, Crozza e tutti questi uomini per poter lavorare. Perché sai che non ci sono tanti serial killer in Italia, essendo un paese piccolo. E quindi ho deciso di scrivere questi libri, dove praticamente ho fatto un cocktail. E io quando scrivo un libro, purtroppo la Chiesa non condivide quello che dico io, il sesso. Sì. Ci vuole anche il sesso. Ma sta pallina del sesso lì, perché ce l'hai? No, perché... Perché hai sofferto da piccola, perché... Oppure no, è una tua scelta. Perché noi quando studiamo, io sono un po' indirizzo Freud, io per me il sesso è visto a livello d'amore, cioè ci deve essere sempre una componente passione, amore, una cosa. Non, invece per me il sesso che condanno è il sesso che usano per fare lavoro, capito? E in questo settore qua, soprattutto della televisione o anche altri campi, io ho provato a fare tutti i campi, ho sempre trovato le persone che ti chiedono di fare dei lavoretti per poter lavorare. Persone che magari conosci anche tu, però non diciamo nome. No. E quindi ho trovato queste difficoltà e io mi sono... In qualche modo devo mangiare. Siccome non mi piace prostituirmi e non sono neanche in grado di farlo, perché secondo me ci vuole anche un grande pelo sullo stomaco, allora quando mi è capitato queste due persone molto importanti nella televisione italiana, ho detto no. E mi hanno chiuso le porte. E faccio la giornalista, questa persona qua, direttore di un giornale che tanto si sa perché ho fatto mobbing, l'hanno licenziato perché non si può fare, perché la casa editrice era americana. Sì. E gli americani sono molto così. In Italia non esistono provini, quindi ho avuto la fortuna di fare questo telegiornale perché volevo invitare queste due persone. Ho detto, se volete riscendere a compromessi, faccio vedere il mio seno. Sì. E però facciamo la giornalista, perché voglio fare la giornalista, e dicono le notizie con voi davanti. Facciamo i commenti tipo la vita in diretta. E questo non è venuto nessuno, e allora ho fatto una scommessa col produttore e ho chiamato Feltri, che è una grande persona, lavoro con lui ogni tanto, scrivo qualche articolo, e lui è venuto e abbiamo avuto grande successo, devo dire la verità, perché tutti ci guardavano, ma non per il seno, perché se ci fosse stata un'altra donna più volgare, devi comunque avere un componente tutto, intelligenza, fisico e non essere troppo volgare, perché il pubblico italiano è cattolico e odia le persone volgari.
E grazie a Feltri, che lui comunque, e anche Sposini, che sono delle persone che condividono i cuori, sai, tutta questa gente molto pulita, capisce e sa cosa vuol dire lavorare donna. E quindi io ho fatto questa carriera, purtroppo far vedere il seno, ma io preferisco far vedere il seno, ma non farmi toccare, cioè guardarmi allo specchio, anche perché tu non lo sai, ma io sono una miracolata, sì, una miracolata, e credo a Dio, perché Dio in queste situazioni mi ha sempre aiutata. Ma tu sei rimasto così, ma perché sai come me, no, meglio so di che me. Tu sei, so che è andata in Terra Santa, so che sì, hai portato, visitato Santo ma Sepolcro, se ti dico la tomba della Madonna, il miracolo. Dimmi. Allora, c'è una mia amica che è una donna fantastica, molto religiosa, tutti i giorni in chiesa, e siamo molto amiche. Io lei ho detto, mi piacerebbe andare in zona santa Israele sì. per vedere la tomba di Gesù, ho questa, proprio questa spiritualità. Sì. Ti dico la verità, che prima non lo avevo. Allora, con l'ordine lei, di Malta, se l'ordine, ma aspetta, ma lo sai come? Sono andata come clandestina, perché ho sostituito il principe Augusto. E che lui fa parte dell'ordine di Malta. Sono tutti personaggi un po' sì, d'elite, sì. Lo sai? Sono andata io, che non sono un personaggio d'elite, e ho trovato posto aereo, ma all'ultimo minuto, con loro, e ho dormito nella suite dove c'è il Vaticano all'hotel. Vabbè, sì. E ho trovato che sia eccezionale. Io mi sono emozionata. Alle 3 di notte mi sono svegliata per andare a vedere la tomba di Gesù, perché c'era una coda pazzesca, ho fatto dei sacrifici. Devo dire la verità, perché ti svegliassi alle 3 di mattina è dura. E tu di solito vai a letto alle 3 di mattina. Ecco, bravo. Sì. E quindi questa roba qua, la mia spiritualità mi ha sempre aiutata in tutti i miei campi. E ho sempre fatto con successo, anche se devo dire la verità è difficile, perché giorno per giorno dico, io devo mangiare, e giorno per giorno non so mai qual è il mio futuro, perché non è come gli altri che hanno un lavoro fisso. E io ho cercato di lavorare seriamente, ma non c'è stato modo di fare. Adesso ho un fidanzato che fa l'ingegnere, e da 7 mesi, 8 mesi, gli hanno detto che è troppo qualificato. Cioè, in Italia non esiste il lavoro. Cioè, ce n'è poco per quelle poche persone che sono raccomandate. Quindi, figurati una donna che difficoltà può avere. Però ti racconto il mio miracolo. Sì, dai, andiamo, raccontami questa. Allora, niente, io ti stavo dicendo che prima di questa è una premessa. Sì. Prima di questo io non credevo tanto nei preti, nella chiesa. In Gesù ho sempre creduto. Ma perché c'era un prete che ha fatto la strema unzione a mio nonno, e questo qua il giorno dopo l'hanno licenziato, l'hanno arrestato per pedofilia. Allora da lì, poi quando ero bambina ho avuto sempre a fare... Torino, era Torino? Tu sì, no? Torino. Torino città. Torino città. E un prete, e anche lui, quando io cantavo anche nei cori della chiesa, e questo prete comunque con me, insomma, non ho avuto molto fortuna con gli uomini. Allora io mi sono un po' allontanata dalla chiesa per questo motivo. E questa storia qua, quando sono andata a fare... Allora, niente, scendo, vado a fare un lavoro e io non avevo la macchina, la patente. Mi viene a prendere un ragazzo tutto sfregiato e mi dice, guarda Silvia, io ho avuto un coma e Dio mi ha salvato. Ero paralizzato, sì. E in 5 giorni camminavo, i dottori mi hanno dato per spacciato. E allora questo qua è entrato in comunità. E io ho detto, che strano che me lo dice a me. Perché mi chiedeva che cosa facevo alle ceneri, no? Sì. E allora io ho detto, no, io vado a Santo Domingo perché c'ho... a fare queste gare, c'è una casetta così. Allora, degli amici. Allora niente, poi passa 2 settimane e questo mi dimentico tutto, vado in un altro posto, ma in un altro quartiere, cioè un'altra città, un altro lavoro, come sempre come modella, e trovo un modello completamente cambiato. Prima era antipatico, altezzoso, e invece è diventato umile. Ho detto, che strano che mi dà un passaggio al treno. E anche lui mi ha detto, cosa fai alle ceneri, mi ha chiesto. E io ho detto, va, non lo so. E questo qui mi dice anche lui un miracolo, che è finito sotto il treno, no, sotto il camion, con la macchina. Ed è rimasto lui miracolato. Allora, io ho detto, che strano, sei la seconda persona che mi dice queste cose. E lui mi ha detto, vuol dire che Dio ti vuole, sta comunicando, magari anche tu fai un incidente. E io, questo era marzo, me lo ricordo come se fosse ieri. Vado in banca a fare degli investimenti dai direttori, sai come no? E c'era uno solo, calendarietto, sai quelli piccoli dove c'è sì, sì. E c'era scritto 26 marzo Dio ti comunica e 24 marzo Dio ti illumina. E ho detto, che cavolo ho fatto il 24 e 26? E allora ho associato queste due cose. Se lo racconto a una persona normale dice, questa è una pazza. Però poi ti racconto seguito. No, fai bene a raccontarla sta roba. Poi vado a fare un acquisto di una casa, la mia prima casa, da un notaio, e io sono stimmatica, non ci vedo da lontano perfetto, e mi vedevo questa, era un po', diciamo, tra virgolette, ignorante sui santi, e allora vedo da lontano Don Bosco, che è torinese come me, sì. Ho scoperto dopo.
Allora lo guardo e dico, ma qua sei tu con i capelli, perché i capelli bianchi, sei tu quando eri giovane, ma guarda, ho detto, ma questo è Don Bosco. Ah, scusa. Niente, poi facciamo tutte le cose, vado la sera e vado in un altro quartiere di Milano, vado in farmacia e a vedo... A Milano sei? E vedo Don Bosco, praticamente sì, Don Bosco di nuovo in farmacia con la stessa striatura. Ho detto, oh, ammazza! E l'ho chiamato, ho detto, scusa, ma c'è qua Don Bosco? Lui mi fa, ti sei fatto una dose o qualcosa? Vabbè, morale. Faccio questo incidente, vado in coma. Fatto un incidente? Sì, sì, col cavallo. Il cavallo è caduto sopra di me. Ah, sì. Sto in coma un mese, ero paralizzata, non potevo camminare perché l'ernia mi era uscita sul midollo spinale. E in più avevo tutta questa faccia sfregiata perché sei senza carne, no? Poi ci vuole un po', ero nella camera iperbarica. Niente, i dottori si sono spaventati, ho detto, quando mi sono svegliata, sai, non senti dolore, perché quando sei paralizzata da qua in poi non senti niente. Sì. E allora ho visto che si spaventavano, dicevo, cosa c'è? Praticamente il primo giorno che mi hanno tolto le fasce c'avevo tutta la pelle, sai quando esce sangue, sì. ti rimettono le bende per fare la carne. Il secondo giorno me l'hanno tolta, uno non ci crede. Non avevo più niente. Avevo, sai quando la pelle ti fai male, ti togli il primo strato? Sì, sì. Ecco, guarda, l'unico che posso farti vedere, il segno del di miracolo, caduta, eh. Non ho niente, in faccia ce l'avevo. Se ah. vedi che non c'ho niente in faccia, no. È qua. E guarda, l'unico segno che posso testimoniare del mio miracolo è questo. E quindi, non si vede, e però quindi, non lo faccio vedere. Sì, dopo. Sì, no, lo vedo io, lo vedo. Quindi... C'ho un segno della cicatrice. E niente, poi sono riuscita a camminare perché mi hanno dato per spacciata. Mi dovevo operare per riuscire a camminare, insomma una brutta esperienza. Da quell'esperienza ho scritto questo libro, perché nel coma ho detto, cosa faccio da grande? Voglio vivere e voglio fare la scrittrice. Non ho mai pensato di fare la scrittrice e da lì ho vinto il premio come sì, donna. Ne hai scritti parecchi di sì, libri. Il primo libro ha vinto il premio internazionale come miglior autrice. Quindi adesso? E quindi adesso niente, speriamo che mi aiuti sempre. No, 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 io sono convinto che il Signore no, ha... No, mi ha aiutato sempre nel mio cammino. Il Signore ha altri parametri per giudicare la gente, va bene? Il sì, Signore... secondo me se tu sei pulita dentro, come per esempio, ho avuto un attimino, ci sono... Tu sei pulita dentro? Sì, devo dire la verità. Sei serena e pulita. Io mi, cioè, sono sicura che il paradiso me lo ritrovo, perché... Ti mi scoccerebbe vita... vedere te in paradiso, io magari in purgatorio, perché mi sono arrabbiato con i capi. E sarebbe proprio... No, vabbè, non lo so qual è il mio giudizio di sopra, però sono contenta di non essere scesa a compromessi mai in situazioni... Cioè, vendere il mio corpo per qualcosa. Ho avuto anche fortuna a guadagnare bene quando facevo modella. Però sai, io dico che nella vita c'è sempre un componente di fortuna e se non hai la fortuna, cioè vuol dire Dio, non fai niente. E anche di carattere, credo che tu hai un carattere. Sì, io ho un carattere forte, perché devo dire che ho avuto anche problemi di difficoltà quando ero ragazzina. Cosa stai pensando adesso? Libri, hai cosa c'hai in atto? Libri? Allora, libri, sì, avevo scritto... Tu fai DJ, fai un po' di tutto. Avevo scritto Vallettopoli, ma me l'hanno censurato. Ah, sì? Sì, perché dicevo la verità. Ah. Ma come sai, in Italia non devi mai dire la verità. Poi ho scritto un altro libro che si chiama Occhi di ghiaccio, sempre un serial killer che uccide, sempre una nuova componente di psicologia, dove c'è lei che fa l'FBI, indaga, si innamora di questo uomo, componente sesso, perché per sennò non se ne è. E poi c'è serial killer, quelli belli che ammazzano, insomma, e poi alla fine c'è sempre un lieto fine. Perché quindi io devo amo il lieto fine. Quindi devo telefonare a Vespa, che invece di chiamare Bruno la prossima volta, va bene, bravo. Chiami te. No, ti ringrazio di questa intervista, perché credo che ti faccia vedere anche un aspetto di te che pochi conoscono. Bravo, no, perché sai, ovviamente quando ti vedono, quello che giudicano, giudicano l'esterno, non giudicano l'interno. Quindi quando vedono una donna così, che le tette di fuori, dicono, ah, quella è una poco di buono. Invece è tutto fumo e niente arrosto. Va bene, ben comunque sentisi qualche volta, magari fai il programma vestita, credo che non dispiace a nessuno, no? E non fa audience. Fai audience lo stesso, secondo me. Adesso perché, sì che sono conosciuta. Sì, perché secondo me sì, ormai hai una tua fisionomia, un tuo carattere, una tua personalità, un tuo modo di porti. Sì, l'importante è quando tu fai delle cose non dire smentire mai quello perché l'hai fatto. Cioè io vado sempre diretta sulla mia strada. Grazie che sei venuta. Grazie stammi a te. Bene e speriamo di poter vederci ancora. E mi dispiace se in paradiso ti vedo più alta a te che a me, perché sarà allora dura. Vuol dire che Padre Eterno mi ha fregato. Non ci credo.